ragazzi, ben ritrovati sul nostro canale. Oggi ragazzi diremo la nostra opinione di Fiorentina Milan 2-1, partita incredibile. Partiamo dall'inizio, piena di occasioni, di sbagli, di tutto. Allora, partiamo dall'inizio. Ventesimo rigore per la Fiorentina. Al limite proprio dell'area di rigore, Dodò arriva prima di Teo. Teo ha gambe un po' elevate, piede con piede. Dodò lo anticipa, prende il pallone, Teo invece gli prende il piede. Calcio di rigore, Vaken, Magnan, para. Quindi si rimane sullo 0-0, bravo Magnan. Poi dopo, gol della Fiorentina con Adli al 35esimo, quindi più o meno 15 minuti dopo. Rimessa laterale, gol, stato lì, stoppa, c'era Pulisic che doveva forse marcarlo, però ce lo aspetta che tira da lì, cioè... Lo aggira dall'angolo della linea di rigore, cioè, stop, si gira e tira una bomba, letteralmente, cioè... Sì, una piazzata, veramente, l'angolo molto opposto bene, di Magnan. Adli poi non esulta, ci mancherebbe. Infatti... Perché lui ha sempre mezzo cuore milanista, sì. Ci tiene sempre. Poi... 45esimo, rigore per il Milan, che si è procurato Reinders con Pulisic, che praticamente quasi da terra gli ha passato fallo su Reinders in area di rigore. Calcio di rigore, batte Hernandez, io gliel'ho detto con lui. Sento che lo sbaglia. Oh, Teo Hernandez parata di De Gea. Si rimane sull'1-0. Anche qua possiamo dire che Fonseca diceva il tiratore è Pulisic. Infatti, i giocatori Pulisic, l'hanno scavallato. Abbiamo Morata, abbiamo Abraham che Abraham ha tirato dopo, però vabbè. Dopo, ecco. Però il titolare dei rigori è Pulisic. Deve essere Pulisic, oppure Morata, uno dei due. Anche è stata fatta comunque questa scelta dei giocatori. Perché infatti, poi io metterei Morata personalmente, cioè... Primo tempo finito così, 1-0. Poi dopo al 53esimo, stato prima il rigore di Abraham, che lo sbaglia, che viene procurato da Gabbia e va a battere il rigore Abraham. Secondo rigore, cioè terzo rigore della partita, terzo rigore sbagliato perché Abraham anche lì... Sia Teo che Abraham hanno puntato più sullo spiazzare De Gea. Il problema è che devi tirarli forti i rigori. Perché De Gea piazzandolo lui è lungo e si butta bene. Sì, bello. Abraham ha calciato anche un bel rigore, però bravo De Gea. Si rimane sull'1-0, poi meno male dopo 5 minuti praticamente al 60esimo. Gol di Pulisic, bello veramente. Cross dalla sinistra di Teo. Qualcosa deve fare sempre, un rigore sbagliato, un assist deve fare sempre. Cross bello alto, pallon bella. Pulisic da dietro, si vede proprio sbuca da dietro e con il destro da una posizione molto difficile. Al volo. Un pallonettino che... Sì, tipo pallonetto. Tipo il Van Basten dell'Olanda. Non esageriamo ora. No, sì. E passa De Gea, quindi lì ci va bene. L'1-1. Poi il problema è che la Fiorentina non è che si addormenta, non è come Leverkusen che primo tempo domina loro e secondo tempo dominiamo noi. Poi dopo si sveglia, sempre De Gea, qualcosa lo deve fare oltre ai rigori parati. Al 72esimo, classica rimessa, invio, lungo. De Gea lancia su Ken. Tomori proprio la spizzica. No, neanche la spizzica, proprio la sfiora, cioè cose che non si vedono manco in terza categoria, cioè proprio salta, cioè si trova che manca il pallone, che la palla davanti a lui. Sì, Ken tocca giusto, sfiora il pallone, prende il pallone Gudmundsson e da lunetta praticamente tira sul primo palo e fa secco Magnan, cioè veramente, cioè roba da campanile dell'oratorio. Sì, perché proprio ma più che altro Tomori che salta e cioè proprio manca il pallone. Quasi fuori dall'area, quindi la rimessa è bella lunga. Sì, poi Ken prende il pallone, lo dà a Gudmundsson, tira sul primo palo e gol. 72esimo. 2-1, poi dopo, forse già prima Fonseca aveva tolto Leao, ha messo Cafor, poi ha tolto anche Pulisic, che ha messo Chukwueze, che poi all'85esimo Chukwueze comunque aveva pure creato una bella occasione tirando da fuori area. Ha fatto un paio di serpentine, le aveva fatte. Sì, no, dopo viaggio a giro l'aveva tirato. Lì era stato bravo anche Morata che l'aveva proprio sfiorato, aveva fatto tipo il velo.
però i riflessi di Gea. Sì, De Gea diciamo che sicuramente non è quello del Manchester United, l'anno scorso non ha giocato, si vede, però rimane sempre De Gea. Però tornando indietro, cioè, io si vede. Inizio si partita vede. Ti ho detto che ho visto De Gea, ho detto sì. Questa è la sua partita. Sì, è vero. È un campione, ragazzi. Comunque ha vinto tanto con lo United. Pensavo che quest'anno che non giocava era finito. È un po' rilassato. Sì, un po' si vede che non è lo stesso degli anni scorsi, però comunque è sempre De Gea, ecco. Però parlando della Fiorentina, o ti allacciano De Gea è meglio De Gea, forse però. Meglio De Gea, sì. E con questa sconfitta siamo fermi. Sesti 11. A 11 punti, primo Napoli che non si ferma più dopo la sconfitta nella prima giornata, 16 punti. Poi c'è l'Inter a 14 che ha vinto contro il Torino, 3-2 contro il Black con Turam, che Turam tra l'altro al Fanta 10 ci ha fatto vincere la giornata. Turam e poi tra squadra 13 la Juve, sì, la Juve che ha pareggiato al 90esimo col Cagliari, la Lazio che gioca bene e fa punti senza tanti nomi, e l'Udinese anche lì una rivelazione che con Lecce. Lecce. Sì. E poi ci siamo noi in conference, sì. Ci siamo noi. Sì, se sesti, va bene. A 11 punti, poi vabbè, dietro forse c'è anche la Roma e l'Atalanta, mi sembra, però. Va bene ragazzi, da noi è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.